Con la nostra inchiesta oggi vi proponiamo l'intervista a Ernesto Mancini, calabrese di origine, con diversi incarichi nella sanità pubblica. Oggi collabora con la comunità competente, con l'associazione Pro Salus. Karen Sarlo. Direttore, noi abbiamo appena fatto un giro negli ospedali calabresi nel dopo Covid, trovando una situazione caotica, visite specialistiche e analisi di laboratorio che non riescono a ripartire, CUP al collasso, dunque ancora una volta una sanità che arranca, arretrata rispetto a quelli che sono gli standard richiesti. Ma guardi, è molto semplice, per quanto riguarda l'assistenza ospedaliera, è dal 2007 che ci sono finanziamenti per centinaia di milioni, e questi finanziamenti non sono stati utilizzati e non vengono spesi. Il nuovo ospedale di Parma, che sarebbe l'ospedale della Piana di Gioia Tauro, finanziato per 150 milioni dal 2007, ancora non sono stati consegnati una mole, non è stato cantierizzato. Questo è un esempio concreto del perché c'è arretratezza, perché se ci fossero i nuovi ospedali sicuramente quelli centrali non sarebbero intasati, non ci sarebbe la migrazione interna e neanche quella esterna. Ecco, i fondi ci sono, lei diceva, direttore, attraverso lo Stato adesso saranno gestiti, penso ai fondi Invitalia del Decreto Calabria, ma a cui si aggiungono anche i fondi per l'emergenza Covid adesso, dunque si potrebbe ripartire. Qua si parla di centinaia di milioni per strutture che dovevano essere già realizzate oppure quelle che ci sono potenziate. Non c'è mai una responsabilità degli operatori sanitari, è proprio una responsabilità, direi, politica ed amministrativa. Quando dico politica non mi riferisco soltanto alla politica regionale, mi riferisco anche alla politica centrale. Una cattiva gestione a cui poi si va ad aggiungere l'operato della mafia, dell'andrangheta, la corruzione. Il problema è che la mafia da noi, l'andrangheta da noi, avrebbe tutto l'interesse che le opere si realizzassero, perché realizzare un'opera significa migliaia di assunzioni, miliardi di milioni di forniture, di servizi, di attrezzature, e quindi diciamo la mafia avrebbe tutto l'interesse a fare. Io non credo che l'ostacolo del progresso sia solo la presenza della mafia, ma ci sia una grande incapacità amministrativa. Mi tolga una curiosità, lei ha avuto le sue soddisfazioni professionali e non familiari lontano dalla Calabria, perché tiene ancora così tanto alla sua regione, perché si impegna ancora? Beh, una volta si diceva lo ius sanguinis, no? È una questione di provenienza, perché la Calabria è bellissima, perché ho i miei parenti, ci vado spesso e perché direi che è un fatto naturale. Ora parliamo